Sindaco Leonardo Latini, intanto ieri si è insediato il nuovo governo. Che cosa si aspetta lei, ma anche il Comune di Terni, dal nuovo governo, diciamo? Oltre ovviamente un buon lavoro per la nostra nazione, spero e confido in una proficua collaborazione con le istituzioni locali, visto che siamo affini dal punto di vista politico, finalmente un governo politico. E questo ci potrà consentire anche di andare a verificare eventuali opportunità che dai rapporti proficui che ci possono essere colte per il nostro territorio. Penso ad esempio a tutte le interlocuzioni che ci potranno essere per le ultime fasi del dissesto, piuttosto che le infrastrutture o qualsiasi altra necessità che potremmo riuscire a portare all'attenzione di un governo che comunque, mi rendo conto, dovrà lavorare in una condizione di straordinaria emergenza, perché le questioni da affrontare sono talmente tante, talmente stringenti e talmente drammatiche che insomma sicuramente ci avranno molto da fare. Ecco Sindaco, qui siamo nel villaggio di Babbo Natale, stamattina Marco Gubbiotti ha inaugurato come sempre qui a Spazio Verde il villaggio di Babbo Natale, qui c'è tanta luce, tante luminarie. Le chiedo come sarà il Natale di Terni, sarà un Natale illuminato oppure no? Noi abbiamo lavorato perché ci fosse un Natale illuminato il più possibile. Ovviamente ci rendiamo conto del periodo complicato che stiamo vivendo anche dal punto di vista energetico, quindi tutto quello che faremo non peserà sicuramente sulle tasche dei nostri cittadini, ma sarà l'occasione per poter però non disperdere quella che è l'atmosfera e la bellezza del Natale. Credo che anche in periodi difficili non bisogna spegnere, ma bisogna ovviamente agire con la giuste cautele, quindi verificheremo tutti quelli che possono essere degli strumenti di contenimento dei costi energetici, ma ricordiamoci che le luminarie dal punto di vista dei costi insomma non incidono in maniera significativa, quindi parliamo di poche migliaia di euro che credo però possa valer la pena di spendere nel momento in cui una città ha necessità comunque sempre di luce e di occasioni. Quindi il centro sarà illuminato, insomma. Il centro, ecco. Salvo ovviamente drammatiche che questioni su cui non voglio neanche pensare, sarà sicuramente illuminato. Abbiamo fatto il bando, vedremo adesso chi lo vincerà. Quest'anno rispetto allo scorso anno ho provato a estendere il più possibile la possibilità di illuminazione per le vie cittadine, proprio perché voglio dare l'occasione a tutti di poter, magari soprattutto ai commercianti, operare in un contesto di luci, proprio considerato che le difficoltà che stanno vivendo in questo momento sono tante. Ecco, senta Sindaco, oggi è domenica, ieri ha giocato la Ternana, purtroppo è andata male, la Ternana ha perso, lei l'ha vista la partita, sì? Sì, l'ho vista. Che giudizio dà? Genova è innanzitutto una squadra abbastanza... Forse la più forte. Ecco, diciamo, è attrezzata sicuramente per il salto di categoria, di qualità. Però la Ternana non ha sfigurato, quindi ci sono state un paio di occasioni che hanno poi determinato il risultato, il rigore insomma da cui poi è nato il tutto. Secondo me però è stata una buona prestazione della Ternana, quindi credo che si possa essere non del risultato però almeno parzialmente soddisfatti. Siamo stati primi in classifica e spero di ritornarci presto. Diciamo che anche il processo di crescita di una squadra passa anche da sconfitte come quella di ieri, no? Certo, nel senso tutto è tutto un percorso che va costruito, accompagnato, che è fatto anche di singoli episodi, questi bisogna sempre metterceli in conto. Ricordiamoci che, come dicevo, il Genova, che probabilmente è la squadra più attrezzata, come diciamo, per andare in Serie A, fino a ieri stava dietro la Ternana, quindi vedremo speriamo insomma che i prossimi risultati ci consentano di godere quella bellissima posizione che c'era, anche se questa insomma non è che stiamo sfigurando. Certo, la Ternana è terza in classifica. A proposito di questo volevo chiederle, ha retto il sistema di sicurezza di ieri? C'era curiosità perché c'erano 11.000 persone allo stadio, poi però è stata aperta l'area commerciale del Palaterni, ha tutto funzionato? Dal punto di vista del traffico mi è sembrato di sì, poi i Ternani sono stati anche abbastanza accorti nel non utilizzare troppo i mezzi a quattro ruote, quindi poi c'era quello spazio fuori. Con la questura era stato organizzato tutto un sistema di sicurezza che secondo me ha retto, perché poi diciamo che oltre alle 11.000 persone c'erano un numero significativo di tifosi ospiti che occorreva in qualche modo vigilare.
E alcune soluzioni sono state adottate, però mi sembra che tutto sommato sia andato abbastanza bene. Un'ultima cosa, Sindaco, sempre a proposito della Ternana, c'è in ballo parecchio con la Ternana, pensiamo tutta la vicenda Stadio Clinica, sulla quale non le chiedo niente, e invece però posso chiedere... Che stiamo seguendo, ovviamente, sì. Sperando in un risultato positivo. Certo, però posso chiederle invece che fine farà il centro sportivo della Ternana? Sul centro sportivo anche qui si sta seguendo tutta la procedura, speriamo di arrivare presto a una definizione, perché l'interesse nostro è che anche la Ternana possa avere in tempi rapidi un centro sportivo, perché è un'infrastruttura, come ha ripetuto spesso il presidente Bandecchi, fondamentale se si vuole pensare al salto di categoria, e sperando che si faccia il salto di categoria per confermare quelle che sono le possibilità di rimanere poi nella categoria superiore. Quindi lei è fiducioso? Io sono sempre che si fiducioso. Possano superare... Io sono sempre fiducioso perché se... altrimenti non farei bene il mio ruolo, quindi l'importante però è dedicarcisi e verificare tutte le possibilità che ci sono sul piatto per poter concludere un iter che comunque è iniziato un anno fa e ha conosciuto anche dei ritmi abbastanza serrati per arrivare al punto in cui siamo oggi. Speriamo di riuscire a concludere nell'interesse della città e nell'interesse di chi vuole investire, ma anche nell'interesse di chi magari ha visto che possano esserci qualche difficoltà nella realizzazione. Grazie, Sindaco.